Vi do il benvenuto a nome dell'Istituto. È appunto il secondo anno che facciamo questa esperienza, a cui poi è legato un viaggio. Alcune cose presento la professoressa Orlic, che è docente di storia contemporanea all'Università di Rieca-Fiume, per intendersi, quindi è una specialista della storia della Jugoslavia, ovviamente legata poi al cosiddetto, come noi lo definiamo, confine orientale. Ha portato alcune sue pubblicazioni, una storia balcanica, fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento, curato insieme a Lorenzo Bertucelli. Poi questo librettino piccolo, ma come spesso succede, i piccoli libri sono molto utili, perché è una bibliografia ragionata sul confine orientale e i conflitti dell'Alto Adriatico. Visto anche, come dire, che il prezzo è molto contenuto, ecco, se ne avete voglia, acquistatelo, perché vi può servire proprio come inquadramento bibliografico alle tematiche che noi affronteremo. Ha curato anche il volume di Boris Pahor, che forse voi conoscerete, il grande narratore, Necropolis, forse avete sentito parlare, ecco, di questo libro, Tre volte no, per la Rizzoli di Milano. Quindi la ringrazio per essere di nuovo fra noi e prego. Bene, allora intanto grazie per l'invito, non ho la presentazione. Io qua ho tre copie del libro che l'editore mi fa vendere a uno sconto, ovviamente, quindi 5 anziché 6 euro. Se siete interessati, sì, insomma, ne ho portate tre così per... allora, visto che abbiamo insomma all'incirca 2 ore più o meno, insomma anche qualche cosina in meno, perché vorrei lasciare un po' di tempo anche per le domande, che immagino, insomma, visto l'interesse anche vostro per gli argomenti, magari ci saranno. Per cui il mio intervento, cercherei di essere breve nell'intervento per lasciare un po' di spazio appunto magari per le vostre domande, curiosità, quello che è, così insomma possiamo vedere di affrontarli. Io mi sono fatto uno schema generale per dare, diciamo, un quadro di quello che è il Novecento in Jugoslavia, non nei Balcani, perché i Balcani è diciamo un'area troppo ampia, quindi proprio con focus sulla Jugoslavia. Però, come potete immaginare, insomma, narrare tutto il Novecento in jugoslavo in un'oretta è un po' difficile, insomma, richiede uno sforzo notevole, per cui ecco, io vi faccio una breve periodizzazione, uno schema, e poi magari, ecco, mi direte anche voi qual è l'aspetto su cui soffermarci un po' di più, perché ovviamente ci possono essere fasi più o meno che suscitano più o meno il vostro interesse. Da quanto mi è parso, insomma, delle cose che avete detto qui, molti sono interessati appunto anche alla memoria, quindi diciamo, insomma, luoghi della memoria, viaggio, appunto il caso specifico dell'esodo. Quindi eventualmente possiamo anche, come dire, vedere anche questo aspetto, quindi la difficili percorsi delle memorie più o meno condivise, che possono essere quelle sì al confine orientale, quindi soffermarci eventualmente su quell'area, però anche allargare lo sguardo di quello che succede anche nelle altre repubbliche, perché insomma negli ultimi 20 anni stiamo assistendo ad una, come possiamo dire, ricostruzione sia storiografica che appunto delle memorie pubbliche, e diciamo un difficile percorso che man mano si arricchisce di ulteriori elementi. Quando sono stata qua l'ultima volta a parlare a Firenze, insomma, rispetto appunto a un anno fa, sono successe tantissime cose che hanno cambiato, insomma, notevolmente anche le prospettive storiche e storiografiche rispetto alla Jugoslavia. Faccio solo un esempio: i due generali croati che sono stati condannati all'Aia
sono stati assolti e questo ha generato diciamo, sia una reazione in Croazia dal basso, diciamo, sia appunto un notevole problema per gli storici e per la riscrittura della storia e per come appunto viene visto il ruolo dell'esercito croato nelle guerre degli anni 90, e questo pone un problema notevole ora agli storici croati. Quindi, come dire, è un work in progress continuo, cioè nel senso effettivamente è un'area dove, non voglio dire quotidianamente, però insomma le novità ci sono e appunto sono uno stimolo continuo per chi fa il nostro mestiere. Ecco, per cui ecco, io magari, non so, ne varrebbe la pena forse lasciare un piccolo spazio anche per queste questioni più recenti, diciamo, che magari sono quelle che in Italia magari arrivano meno, perché appunto magari i quotidiani non se ne occupano tanto, insomma, non vengono approfondite. Dunque, proprio ragionando per passi enormi e partendo appunto dalla fine dell'Ottocento, diciamo che nell'area di quella che possiamo considerare la ex Jugoslavia avviene ciò che avviene anche nel resto dell'Europa, cioè si inizia a pensare a uno stato unitario e quindi a creare, diciamo, uno stato nazionale. Il modello ispiratore per quello che diventerà poi la Jugoslavia è l'Italia. Soprattutto dalla Serbia guardano con molto interesse alla unificazione italiana e spesso viene citata appunto la rivista Piemonte, perché la Serbia ha la pretesa, diciamo, di svolgere il ruolo del Piemonte in Italia e quindi di essere, come dire, quella che porterà avanti la creazione e l'unità nazionale degli slavi del sud, che come probabilmente alcuni di voi sapranno, Jugoslavia significa Jug, significa sud, quindi è lo stato degli slavi del sud. Qua solo una piccola parentesi, perché ce l'ho un po' gli storici di professione che continuano a usare questa espressione slavi, è un termine molto generico, cioè gli slavi sono una buona parte delle popolazioni dell'Europa centro-sud orientale. Quindi quello di cui parliamo noi in realtà sono gli slavi del sud, quindi gli jugoslavi appunto. Non mi soffermerei sull'Ottocento naturalmente, anche perché non avrebbe alcun senso, e quindi arriviamo diciamo al Novecento, il secolo veramente caratterizzante per la Jugoslavia, perché è il secolo in cui la Jugoslavia nasce, evolve, vedremo le diverse forme della Jugoslavia, e poi non solo muore, ma si estingue definitivamente, perché scompare appunto anche il termine Jugoslavia, che non esiste più. Quindi cioè, è proprio il secolo in cui, come dire, nasce, muore e finisce completamente come esperienza storica. Vorrei appunto, mi soffermo su alcuni punti senza stare a ripercorrere, perché poi comunque siete gli addetti al mestiere, quindi insomma, non c'è bisogno che andiamo a ripercorrere le tappe, diciamo, gli eventi storici. Per cui mi soffermerei su alcuni problemi che sono importanti appunto nella ricostruzione della storia della Jugoslavia. Innanzitutto la Prima Guerra Mondiale, che è un punto di rottura per tutta l'Europa, però è un punto di rottura molto forte proprio per quello che è l'Europa centro-sud orientale, perché è lì che scompaiono i grandi imperi ed è lì che si vengono a creare gli stati nazionali. Ora, il crollo degli imperi e appunto le spinte per la creazione degli stati nazionali sono un fenomeno che si intreccia con un problema insomma, piuttosto nuovo, almeno nuovo nei termini come li intendiamo oggi, c'è la nascita di un nuovo soggetto che sono le minoranze nazionali. E questo
in particolare, diciamo, in seguito a quello che è la teoria wilsoniana e quindi l'idea dell'autodeterminazione. Per cui si pone il problema: quali sono i soggetti che hanno diritto all'autodeterminazione in uno spazio fortemente multietnico? Quindi, ovviamente, potete immaginare che, insomma, come dire, l'idea di creare una nazione, uno stato nazionale, è un'idea che, insomma, su un territorio che è più o meno omogeneo funziona in un modo, su un territorio che è un collage di diverse etnie, lingue, eccetera, eccetera, diventa un problema. E soprattutto diventa un problema perché, appunto, l'idea di Wilson era quella di creare stati con un forte carattere etnico-linguistico. E questo, ripeto, nelle aree fortemente multietniche diventa un grosso problema. Perché, torno sempre alla domanda precedente, si pone il problema chi è che ha diritto all'autodeterminazione, cioè qual è la... Sì, ed è un problema che si propone più o meno in tutta l'Europa centro-sud orientale, però noi andremo a vedere che cosa succede, appunto, facendo una specie di zoom sull'area ex Jugoslava. Per quanto riguarda, appunto, la Jugoslavia e per quanto riguarda le periodizzazioni, possiamo dire che possiamo dividerla in tre macro periodi, diciamo, della sua esistenza. La prima Jugoslavia è la Jugoslavia monarchica ed è un'esperienza che va dal 1918, quindi alla fine della Prima Guerra Mondiale, nasce il primo Stato degli Slavi del Sud e, appunto, ha una forma monarchica sotto la dinastia serba dei Karađorđević. Ed è, diciamo, la prima forma di uno Stato unitario che sviluppa in contemporanea tutta una serie di processi che sono tipici anche per l'est dell'Europa e per, appunto, la nascita degli Stati nazionali unitari, che è quella di omogeneizzare, di omologare, diciamo, realtà diverse che provengono anche da esperienze storiche diverse, perché la Jugoslavia, appunto, è composta da zone che provengono dall'impero austro-ungarico, come la Slovenia, la Croazia, una parte della Bosnia, la Dalmazia, appunto, e altre realtà che provengono dall'impero ottomano, come per esempio la Macedonia, e altre due entità che erano diventate da poco autonome e indipendenti, come la Serbia e il Montenegro. Quindi si crea, appunto, questo stato. Possiamo, se volete, adesso vediamo un po', se volete vi posso dire qualche cosa rispetto a questa esperienza. Questa esperienza, appunto, come vi dicevo, dura fino al 41, cioè al momento in cui la Jugoslavia entra nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi lì c'è una specie di interruzione dell'esperienza dello Stato nazionale, perché la Jugoslavia nel 41 viene invasa e smembrata da tutte le parti, quindi della Jugoslavia sostanzialmente non rimane nulla, sono tutte zone occupate, diciamo, sotto, appunto, il controllo diretto o del Terzo Reich o dell'Italia fascista. E, diciamo, la seconda fase della Jugoslavia riprende soltanto dal 1943, dal momento in cui ampie zone delle Jugoslavie sono già state liberate dal movimento di liberazione, e dal momento in cui viene creata a Jajce, appunto, la futura focola che sarà, insomma, la Jugoslavia titina, la Jugoslavia comunista. Quindi questa seconda Jugoslavia, come periodizzazione, possiamo collocarla tra il 43 e il 91.
La prima abbiamo detto 18-41, poi c'è questo intervallo. C'è questo intervallo nel senso che appunto è smembrata completamente. La Jugoslavia titina, Jugoslavia appunto comunista, che va dal 43 al 91 e quindi diciamo è il periodo più lungo, e poi la terza fase, che di fatto non è più Jugoslavia, però insomma è la terza fase di quello di cui parleremo oggi, cioè del Novecento, è la fase delle guerre, e quindi quella che va dal 91 al 95, ovvero 95 fino agli accordi di Dayton che pongono fine alla guerra in Bosnia, e a 99 per quanto riguarda il Kosovo. Questi sono diciamo i tre grandi periodi diciamo che riguardano la Jugoslavia. Per quanto riguarda la seconda Jugoslavia, è quella su cui se volete anche qui posso soffermare un po'. Posso dirvi che l'esperienza jugoslava è un'esperienza molto particolare rispetto diciamo al blocco comunista, perché la Jugoslavia esce quasi subito dal blocco. Già nel 1948 c'è la rottura tra Tito e Stalin, ed è il primo e l'unico paese che si scontra direttamente con l'egemonia sovietica, e intraprende una propria via al socialismo completamente nuova, anche diciamo su uno scenario dell'Europa appunto centro-orientale. C'è l'introduzione appunto del modello degli non allineati, cioè l'Jugoslavia propone questo nuovo modello di cui faranno parte alcuni paesi anche del terzo mondo, e sul piano economico propone la formula dell'autogestione, che insomma è stata molto in voga diciamo in quegli anni, vista insomma con un particolare interesse anche dall'Occidente, quindi dai paesi dove magari la sinistra aveva un'importanza maggiore. Ecco, su questa magari tornerei tra un po', perché ci serve per fare da ponte con gli anni 90. Invece farei un piccolo riferimento su due aspetti, uno che riguarda la Seconda Guerra Mondiale e l'altro ancora prima sui processi di quello che viene definito in inglese nation building, quindi sulla costruzione dello Stato nazionale. Nell'area balcanica, diciamo, possiamo dire che si contrappongono nel corso di tutto il Novecento questi due modelli di costruzione dello Stato nazionale. Uno è un modello che adesso possiamo chiamarlo così inclusivo, e l'altro è il modello esclusivo. Cioè, adesso, questo ovviamente è la mia definizione, però adesso vi spiegherò che cosa significa. Si sovrappongono e si contrappongono anche queste due grandi idee che vanno ancora da prima dell'Ottocento, sostanzialmente, che si fanno la domanda come in un'area, ripeto, multietnica come quella degli slavi dei Balcani, o in particolare appunto gli slavi del sud, che tipo di Stato si deve creare. Deve essere uno Stato che include tutti gli slavi del sud, e quindi gli jugoslavi, e in questo caso appunto uno Stato inclusivo che include tutti quelli che si possono definire gli slavi del sud, o, e questa è la contrapposizione, è meglio costruire uno Stato nazionale esclusivo che quindi includa non gli slavi del sud, ma ciascuna delle etnie presenti in quella che è appunto, che sono gli slavi del sud, per cui croati, sloveni, serbi, eccetera, eccetera. E questi due modelli si alternano nel corso del Novecento.
Per farvi appunto un esempio rispetto alla periodizzazione che abbiamo fatto prima, dal 1918 al 1941, quello che abbiamo definito il primo Stato jugoslavo, è uno Stato inclusivo, nel senso è uno Stato unitario che include tutti gli slavi del sud. La monarchia. Sì, perché appunto è uno Stato che racchiude sloveni, croati, serbi, bosniaci, montenegrini, macedoni, quindi è uno Stato di tutti quanti, cioè uno Stato appunto inclusivo degli Stati del Sud. Subito dopo, cioè poi paradossalmente, insomma, appunto se la storia si ripete, spesso queste forme si alternano. Subito dopo, in quella fase appunto che abbiamo definito dal 41 al 43, che in realtà durerà fino al 45, cioè fino alla fine della guerra, si contrappone l'idea invece dello Stato esclusivo, e questo in particolare per quanto riguarda la Croazia, perché nel 41, nel momento in cui anche la Jugoslavia viene attaccata e smembrata, quindi la forma monarchica viene smembrata, la Croazia, con a capo il filo fascista Ante Pavelic, ottiene la possibilità, un omaggio fatto da Hitler, di creare il cosiddetto Stato indipendente croato, che, attenzione, indipendente non aveva nulla, perché era assolutamente uno Stato fantoccio appunto del Terzo Reich, e questo diventa uno Stato esclusivo, dove, anzi, alla base c'era proprio il concetto della purezza della nazione. Purezza della lingua, purezza della nazione, eccetera, eccetera. A tal punto che, nel caso appunto della Croazia, attenzione appunto, adesso non ho quella possibilità di far vedere la cartina, è uno Stato che prende non soltanto quella che possiamo definire oggi l'odierna Croazia, ma prende tutta la Bosnia, una parte della Serbia arriva alle porte di Belgrado, e quindi di fatto diventa una grande Croazia, cioè si estende su un ampio territorio di quello che era appunto l'ex monarchia dei serbi, croati e sloveni. Come dicevo, mi scusi tanto, ma non ho capito bene, quindi... sì. L'espressione che lei ha usato prima, lo Stato esclusivo includerebbe ciascuna delle etnie, no, però poi solo un gruppo. Sì, no, io dicevo inclusivo, che include, diciamo, tutte le etnie. L'ho capito. Esclusivo invece che prende in considerazione solo una. Quindi non ce ne può essere uno, ma ce ne dovrebbero essere tanti. Sì, quindi anziché essere uno Stato di tutti gli slavi del sud, che sostanzialmente sono sei, saranno sei stati nazionali. Quindi anziché essere sloveni, croati, serbi, bosniaci, montenegrini e macedoni insieme, diventa uno Stato puramente croato, puramente sloveno, eccetera, eccetera. Diciamo che queste spinte nazionali vengono prevalentemente, diciamo, dai due stati che poi diventeranno due repubbliche più importanti, se così li posso definire, che sono la Croazia e la Serbia, diciamo, non che gli altri non abbiano le loro spinte nazionaliste, però insomma, quelle più evidenti nel corso del Novecento saranno appunto queste due. Per tornare allo Stato indipendente croato, cioè quell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, quello che volevo dire è che è uno Stato appunto basato sul concetto della purezza della nazione, al punto che tutti gli altri diventano non soltanto soggetto, come dire, che diventa minoranza nazionale, ma diventano proprio, e soprattutto i serbi, l'elemento di cui liberarsene e quindi da eliminare. Per cui i serbi, nello Stato indipendente croato, hanno il destino degli ebrei nel resto d'Europa. Perché Pavelic fin da subito spiega che il problema serbo in Croazia
perché la Croazia è una forte minoranza serba, da sempre, insomma, con la presenza lì da diversi secoli. Pavelić arriva appunto al potere e dice: il mio scopo è quello di risolvere definitivamente il problema serbo in Croazia. E propone questo modello molto semplice: un terzo va eliminato fisicamente, e quindi vengono proprio creati i campi di concentramento. Il più noto è quello di Jasenovac. Un terzo va espulso, quindi fuori dai confini della Croazia, e un terzo va ribattezzato, ovvero va convertito alla religione cattolica, perché i serbi invece sono di religione ortodossa. Per cui, insomma, si apre appunto una fase che colpisce in particolar modo appunto la popolazione serba civile, per intenderci, della Croazia, e questo è un elemento che tornerà, diciamo, emergerà ogni volta che riapparirà sulla scena politica il nazionalismo croato. Quindi ogni volta che ci sarà un tentativo di creare uno Stato puro, tecnicamente puro, la minoranza serba, come dire, avrà come immediato, naturalmente, ritorno a quella che è l'esperienza della seconda guerra mondiale. E anche sul piano simbolico e delle memorie vedremo che questo sterminio della popolazione serba nel corso della seconda guerra mondiale avrà un impatto molto forte, e vedremo appunto quando arriverò a parlarvi delle memorie come questa esperienza della seconda guerra mondiale oggi ha diverse letture nelle diverse repubbliche jugoslave. Chiuderei rispetto alla seconda guerra mondiale solo con un elemento che probabilmente conoscerete già, però, insomma, giusto per richiamarlo, perché anche quello ci servirà per affrontare le memorie, che nel momento in cui appunto la Jugoslavia viene attaccata e smembrata dal Terzo Reich e dai suoi alleati, in Jugoslavia nasce nell'immediato il movimento di liberazione, e nascono due formazioni di resistenza, se così la possiamo chiamare. E anche qui vedremo sempre quel gioco che dicevamo prima di inclusione e di esclusione. Un modello di resistenza è quello rappresentato dai partigiani titini, capeggiati quindi dal Partito Comunista Jugoslavo, che si propongono proprio come modello fondamentale quello di rappresentare tutti i popoli jugoslavi. Quindi la resistenza nasce come multietnica e come portavoce di tutti i popoli della Jugoslavia. Tito, diciamo, il grosso vantaggio anche che ottiene, il grosso successo quasi fin da subito, è proprio questo elemento che individua, come dire, nella natura stessa del territorio jugoslavo, la sua multietnicità, e quindi l'idea di essere il rappresentante di tutti i popoli jugoslavi, visto che appunto la Jugoslavia, oltre alla guerra contro il nemico esterno, c'era in corso anche una guerra civile. E quindi questo, diciamo, è l'elemento che caratterizza appunto questo modello di resistenza. Appunto, avevo già detto, era capeggiata dal Partito Comunista, quindi comunque aveva un forte elemento anche ideologico, ecco, non è che ci fosse soltanto quello di rappresentare tutti i popoli dell'Exilio. L'altro modello, che è sempre un modello che si crea quasi fin da subito, è quello, è il movimento cetnico, che era un movimento filomonarchico, quindi, come dire, sul piano ideologico completamente
opposto al cetnico. Cetnico, sì. Filomonarchico. Filomonarchico, quindi loro erano assolutamente contrari, diciamo, all'idea che aveva Tito di fare una Jugoslavia comunista, anzi loro si battevano per l'idea che, come da migliore tradizione, era fuggita appena era scoppiata la guerra, e quindi la, diciamo, il loro scopo era quello di far tornare il re in patria e di ritornare ad una forma monarchica, quella precedente. Abbiamo detto che questo modello di Stato era esistito fino appunto al 41. Quindi la loro idea era quella: torniamo alla monarchia sotto l'egemonia serba, e quindi la dinastia appunto dei Karađorđević. E quindi era un movimento che, ripeto, e oltre ad essere appunto filomonarchico, era un movimento che rappresentava però quasi esclusivamente la popolazione serba, e quindi non aveva quell'elemento tipico invece della resistenza partigiana. Ora non starei a entrare in quello che è la seconda guerra mondiale sul territorio jugoslavo, perché è un caos totale, perché si combattono diverse guerre parallele, si combatte appunto una guerra contro quello che è il nemico esterno, che in alcune zone sono i tedeschi, in altre sono gli italiani, in altre ancora sono gli albanesi, e quindi, come dire, c'è un nemico esterno, che sono appunto il Terzo Reich e i suoi alleati, e c'è un nemico interno, perché appunto ci sono gli Ustascia di Ante Pavelić, che sono appunto fascisti, e che vogliono appunto sterminare la popolazione civile serba, che ci riescono in buona parte purtroppo. E c'è il movimento cetnico che combatte questi Ustascia, perché sono i nazionalisti croati, e c'è il movimento partigiano, quindi questo, diciamo, le tre macro divisioni della guerra civile, per cui partigiani, titini, che combattono sia gli Ustascia che i cetnici che combattono a loro volta gli Ustascia e i partigiani, insomma, c'è un po' questo caos totale, diciamo, su quello, per quanto riguarda appunto la guerra civile. Allora, Ustascia e cetnici combattuti da Tito, giusto? Sì. Anche fra di loro. È anche fra di loro, perché gli uni sono, diciamo, sì, gli estremisti serbi, gli altri estremisti croati. Questo per semplificare. Su questo poi ci sarà modo di approfondire ulteriormente. Questa prima parte generale è abbastanza complessa. Molto complicata. Sì, e, per cui insomma, appunto, come dicevo, la seconda guerra mondiale è un bel caos sul territorio jugoslavo. In questo punto poi ci si mettono gli italiani, che in alcune zone si alleano appunto anche con i cetnici, cioè, non so chi verrà a farvi la lezione. Gobetti poi vi racconterà insomma il caos più completo, lo vedrò dopo domani in un altro incontro, e vi racconterà come invece ci sono gli esempi dove insomma gli italiani appoggiano i cetnici contro gli Ustascia, eccetera eccetera. Proprio insomma c'è un quadro anche, diciamo, di come viene visto l'italiano piuttosto complesso, perché per esempio in quello che viene definita la provincia di Ljubljana, cioè la Slovenia viene occupata dall'Italia, l'Italia rimette in moto un modello repressivo molto rigido, appunto con i campi di concentramento eccetera eccetera, per cui gli italiani fanno un po' come i nazisti in queste zone, cioè sono visti appunto come un nemico molto, molto feroce, mentre nel sud della Croazia, in alcune parti della Bosnia, invece hanno un ruolo completamente diverso, perché si inseriscono in quella che è la guerra civile in atto, e quindi in alcune zone addirittura proteggono la popolazione civile in questo scontro appunto tra i cetnici e gli Ustascia, e quindi
in alcune zone l'italiano è veramente visto come buono, come buon soldato, che non è solo appunto un cliché, uno stereotipo. In alcune zone effettivamente... Quando si dice italiani, brava gente? In alcune zone, come dire, nelle Jugoslavie c'è un esempio proprio concreto, ci sono alcune zone dove è visto, appunto, dove ha messo in atto con una ferocia enorme appunto campi di concentramento, uccisioni, repressione a tutto campo, e altre zone dove in effetti, come dire, gli italiani servono un po' da... E da cosa dipende questa differenza? E allora, qua ve la spiegherà molto bene Eric, perché appunto è il suo campo di studio, però dipende proprio dal tipo di occupazione e anche da quello che si trova, diciamo, sul territorio. In particolar modo nella zona nord c'era, diciamo, un tentativo proprio di quasi di annessione di quella zona, mentre magari su altre zone della Bosnia non c'era questo problema. Dipende proprio dal modello di diverse occupazioni, al punto che, per esempio, in Montenegro l'occupazione italiana viene definita occupazione allegra. Infatti il titolo del libro di Gobetti, Occupazione allegra, che è una citazione da un documento. E Eric, come dire, pur non condividendo lo stereotipo dell'italiano, bravo, cioè, è stato attaccato proprio su tutti i fronti perché ha usato questa espressione, insomma, un po' provocatoria, ecco. Però insomma è proprio il suo campo di studio, quindi vi spiegherà benissimo tutto il quadro. Io arriverei un attimo a dirvi due cose invece su quella che è l'esperienza jugoslava alla fine appunto della Seconda Guerra Mondiale, anche qui in pillole, per poi arrivare a ragionare sulle memorie un po' di più. Quindi il modello invece successivo, quindi che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, è di nuovo un modello inclusivo, perché di nuovo racchiude tutti i popoli jugoslavi, quindi gli slavi del sud. Per cui appunto nasce il modello della federazione, con le sei repubbliche, che sono, a partire dal nord verso il sud, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e la Macedonia, quella più a sud. E appunto, come dicevo prima, come caratteristica principale della nuova Jugoslavia, ripeto, comunista, è quella della rottura con l'Unione Sovietica nel 1948, e quindi anche l'abbandono di tutto quello che sono le politiche sovietiche che invece erano imposte ai paesi del blocco, del blocco orientale. Questo perché su questo ci sono una miriade di interpretazioni storiografiche, perché Stalin non fa nulla nel 1948 in Jugoslavia, mentre poi nel 1956 invade la Ungheria e nel 68 invade la Cecoslovacchia. Su questo, insomma, ci vorrebbero altro che due ore, cioè potremmo parlarne a lungo, e come dire, esistono diverse interpretazioni in merito. Naturalmente una delle interpretazioni è che Stalin è ben presente le dinamiche della guerra fredda e quindi della Realpolitik, ed è consapevole che l'Jugoslavia è stata liberata con le proprie forze e non con la guerra rossa. Quando ero ragazzina io, perché ormai si parla, le uniche cose che sapevo di questo argomento era proprio questo, cioè che Tito, va bene, poteva, diciamo in termini, sbattere la porta all'unione di tutti i partiti, di tutte le nazioni comuniste, proprio perché lui poteva dire la sua, perché la Jugoslavia si era liberata da sola. Sì, sì, no, questo è senz'altro, come dire, un elemento che nessuno può negare, per cui, come dire, è l'elemento maggiore, insomma, che va
però senz'altro non è l'unico. Ecco. Sulla ricostruzione dei rapporti di due Stalin, insomma, ci sono diversi libri, c'è il libro bellissimo di Gilas, Conversazioni con Stalin, che se non avete letto, se vi interessa l'argomento, è proprio molto divertente anche per come è stato scritto, che insomma individua anche altri elementi proprio di rapporto tra Tito e Stalin. E poi, se volete, possiamo andare all'estremo delle varie come dire, teorie complottistiche di vario genere che arrivano addirittura a sostenere che Tito era una spia di Stalin, che Stalin andava bene così perché questo era il suo ponte di dialogo con l'Occidente, insomma. Poi, cioè, come dire, la pubblicistica si è sbizzarrita sull'argomento e insomma c'è di tutto e di più. Non so se hai visto il film Joseph, a proposito, un film croato, non lo conosci? Joseph no. Ah, ok, no, appunto. No, beh. Ci sono, come dire, per me ho fatto ridere perché. Le origini di Tito, supponendo che. Sì, perché Tito, come dire, negli anni 30, cioè gli anni peggiori dello stalinismo, li ha passati proprio in Unione Sovietica. Poi ci sono varie teorie che il Tito che viene rimandato in Jugoslavia non è il Tito che è andato, ma che appunto è una nuova figura. Insomma, cioè, su queste teorie complottistiche, ripeto, ci si può. E sbizzarrire, ce ne sono veramente di tutti i colori, e ecco, insomma, no, questo è l'estremo della medaglia. Certo, era sicuramente, secondo me, una persona molto carismatica, che diciamo, secondo me si poteva opporre a Stalin, che invece, diciamo, aveva dalla sua parte tutta la popolazione, secondo me, perché era amato, mentre l'altro no, non c'aveva nessuno dietro, per cui io penso questo si potrebbe però dire anche per esempio per il 68 in Cecoslovacchia, cioè nel senso Dubček che era amatissimo, aveva il popolo dalla sua parte, però figure, l'intervento c'è stato. In Ungheria, come dire, il nazionalismo ungherese aveva unito complicanze, c'è stata una guerra civile e l'Ungheria aveva quasi tutta la popolazione dal lato, diciamo, ungherese, eppure, come dire, la repressione è stata, e la differenza tra il 48 e il 56 è minima, eppure appunto in Jugoslavia non è successo nulla, ripeto, per la grande fortuna della Jugoslavia, probabilmente, perché sennò avrebbe avuto un percorso di tutto diverso, e diciamo questa uscita dal blocco sovietico le ha permesso di avere il socialismo dal volto umano, se così lo possiamo definire, quindi è stato un comunismo, un socialismo più morbido, però qua piccola parentesi, questo non vuol dire che non ci siano state, soprattutto in una prima fase, repressioni durissime, c'è la famosa isola Calva dove venivano mandati gli oppositori appunto del regime, e quindi c'è una prima fase di oppressione, però poi a partire dagli anni 60 in questo modo insomma l'Jugoslavia non vive più quell'oppressione tipica invece per il blocco orientale. È un modello anche sul piano economico diverso che ha permesso all'Jugoslavia di avere uno sviluppo economico molto diverso appunto dall'Europa centro-orientale, perché appunto introduce questo modello di autogestione che ancora oggi è studiato come appunto un modello molto vincente, questo fa sì che l'Jugoslavia, a differenza degli altri paesi che si trovano nel blocco orientale, segue un boom economico molto più simile ai paesi occidentali di quanto non sia appunto quella dei paesi orientali. C'è un boom economico, una crescita economica che appunto nel 1953 è un dato significativo, la produzione industriale era tra i più elevati al mondo. Poi ovviamente questo il modello entra in crisi, poi vedremo insomma anche che cosa succede a partire dagli anni 70. L'autogestione è importante anche un po' per capire il diverso sviluppo delle singole repubbliche, perché?
Che cosa significa questo modello di autogestione? Significava introdurre, cioè vengono introdotti dei consigli nelle consigli operari nelle fabbriche, che decidevano sia i piani di sviluppo che appunto vari regolamenti interni. E gli stipendi degli operai erano composti da una parte garantita dallo Stato, e questo è tipico anche ovviamente anche per il blocco orientale, ma l'altra quota era invece composta dalla produttività del collettivo. Quindi, come dire, era un incentivo a produrre di più. Quindi era un mix, diciamo, un modello che non era solo appunto garantito dallo Stato, ma dove l'industria, la fabbrica che produceva di più, ovviamente gli utili quelli che venivano destinati anche appunto agli operai. Questo modello però cosa fa? Fa sì che le diverse repubbliche jugoslave si sviluppano in maniera diversa sul piano economico, e questa è la ragione per cui quando poi le Jugoslavia entrerà in crisi negli anni 80, ci sarà un nord del paese, in particolare la Slovenia e in minima parte anche la Croazia, che saranno molto più sviluppate rispetto al sud del paese, quindi in particolare al sud della Serbia, la Macedonia, il Montenegro, eccetera. Perché appunto ci sono state delle zone che, come dire, adesso ve la banalizzo, ve la semplifico molto, passatemelo visto il tempo che abbiamo a disposizione, alcune zone dove ci si accontentava di questa parte garantita dallo Stato, e in altre zone dove, come dire, c'era un incentivo per lavorare e produrre di più. E questo ha portato poi al grosso problema, in particolare della Slovenia, che appunto nel corso dei decenni si è sviluppata tantissimo, e negli anni 80 c'era una differenza enorme tra il Kosovo, per intenderci, al sud della Serbia e la Slovenia, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda il PIL, che appunto per quanto riguarda i livelli di occupazione, eccetera, eccetera. E quindi questo poi ha portato a un certo punto la Slovenia a dire: ma a me chi me lo fa fare di stare in questa federazione se io di fatto sul piano economico sono da perderci? Sempre super iper semplificato come concetto, però poi arriveremo insomma a vedere anche che cosa succede. Invece vorrei soffermarmi su quello che sono gli anni 70. Quindi abbiamo detto che la Jugoslavia negli anni 50 e 60 di fatto vive questo boom economico. A partire dagli anni 60 c'è anche una progressiva democratizzazione della società, dove vengono appunto concessi diversi dibattiti, il più famoso appunto la rivista Praxis, dove il regime viene anche apertamente criticato, si cercano anche, come dire, modelli alternativi da proporre per rendere questo regime, come dire, una specie di laboratorio di una possibile realizzazione della socialdemocrazia, quindi non più di stampo, diciamo, tipico dell'Europa centro-orientale, dove c'erano invece i regimi. Molto interessante questa cosa, perché per esempio nel corso di tutti gli anni 60 si trovano i maggiori filosofi che si trovano all'isola di Korčula, proprio all'interno di questa rivista Praxis, e c'è questo dibattito su questo modello nuovo, perché appunto l'autogestione, il non allineamento, eccetera, eccetera, e quindi molti filosofi dell'epoca frequentano la Jugoslavia e appunto studiano questo nuovo modello come qualcosa di estremamente nuovo su cui appunto ne vale la pena focalizzarsi. Però anche questo è un elemento tipico per tutto il
periodo del Novecento jugoslavo, che dopo ogni apertura sul piano democratico c'è, come dire, il regime, lasciando un po' appunto la struttura rigida e quindi con un'apertura un po' maggiore verso la democrazia, c'è da un lato questo dialogo costruttivo, dove quindi vengono elaborate, ripensate forme nuove, ma si crea anche uno spazio nuovo per un riemergere dei nazionalismi. Quindi questa è la caratteristica tipica appunto della Jugoslavia del Novecento, lo vedremo appunto anche all'inizio degli anni 90. Quindi nel momento in cui il regime si apre un po' e quindi si democratizza, tra virgolette, lascia, cioè nelle maglie, diciamo, lascia anche lo spazio per i nazionalismi che in quella occasione riemergono. E questo è il caso appunto degli anni 70, in particolare in Croazia, dove si inizia già alla fine degli anni 60 a manifestarsi appunto di nuovo le richieste per l'autonomia della lingua letteraria croata e quindi la sua separazione da quello che era la lingua ufficiale della federazione, che era il serbo-croato. E quindi inizia come una battaglia per la purezza della lingua, con un'escalation che adesso andremo a vedere, addirittura appunto fino alla richiesta di far uscire la Croazia dalla federazione. Analogamente, in parallelo, diciamo, a questi avvenimenti in Croazia, la stessa cosa succede anche in Kosovo, dove la minoranza albanese inizia a fare pressione e a chiedere appunto sempre maggiore autonomia, richiesta per la lingua, eccetera, eccetera. Però queste richieste... La minoranza albanese che in Kosovo è maggioranza, Kosovo. Però... Sì, minoranza albanese, diciamo, il quadro jugoslavo viene... una minoranza, però una minoranza che è concentrata, sì, territorialmente nel Kosovo, però diciamo che queste prime richieste vengono assolutamente accolte da Tito, perché per esempio nel 70 a Pristina viene fondata la prima università bilingue, quindi c'è una concessione da parte del regime a queste richieste che vengono fatte di maggiore autonomia di alcune appunto minoranze nazionali o di alcune nazioni all'interno della Jugoslavia. Viene riconosciuta appunto questa richiesta e si arriva, poi farò un passo indietro, si arriva alla creazione della nuova Costituzione nel 74, che è fondamentale per capire appunto tutta la Jugoslavia. Su questo, insomma, ci vorrebbe un'altra lezione di due ore per capire che cos'è questa Costituzione del 74, che cambia radicalmente la natura anche dello Stato. L'idea che nasce, e poi però farò un passo indietro invece al 71, è quella di garantire la sopravvivenza della Jugoslavia. E quindi Tito, nel momento in cui capisce che ci sono queste spinte dal basso, nazionali, nazionaliste, cerca di accontentarle in un certo senso, perché per lui, diciamo, l'elemento fondamentale è quello di far sopravvivere la Jugoslavia, quindi di non farla morire, garantendo appunto da un lato il pluralismo etnico, e creando questa struttura che adesso andremo a vedere, in modo tale che nessun popolo avesse diciamo una egemonia sugli altri. Questa nuova Costituzione cosa fa? Di fatto lascia alle singole repubbliche un'enorme autonomia. Di fatto al governo centrale, al governo jugoslavo federale, rimane soltanto la politica estera e la presidenza della
federazione che a sua volta guidava l'esercito. Quindi di fatto la politica estera, la presidenza della federazione e l'esercito erano nelle mani, diciamo, centrali della federazione. Tutto il resto veniva dato in mano alle singole repubbliche, che di fatto diventavano stati già indipendenti, perché avevano tutto il resto nelle proprie mani, quindi tutto il controllo anche sul piano economico. E la novità più grande, però, era la possibilità, che stavolta veniva concessa a tutte le repubbliche, di secessione. Quindi già all'interno della Costituzione si diceva che ciascuna repubblica, qualora lo volesse, aveva il diritto alla secessione dalla federazione. E veniva data alle due province che si trovavano all'interno della Serbia, che erano la Vojvodina al nord e il Kosovo al sud, gli veniva dato lo status di due province autonome. E anche questo è un elemento fondamentale. La Croazia? All'interno della Serbia si creano queste due province autonome, una al nord, dove c'era una forte presenza della minoranza ungherese, e una al sud, dove c'era una forte presenza appunto della minoranza albanese, e queste due ottengono l'autonomia. Cosa è l'altra? A Vojvodina, che è al nord. E queste due province autonome avevano praticamente gli stessi diritti delle singole repubbliche, tranne quello della secessione. E su questo nascerà per esempio il problema del Kosovo, che nel momento in cui tutta la guerra, diciamo, della fine degli anni 90, nasce proprio su questo punto, no? Perché poi Milošević, quando arriverà al potere negli anni 90, toglierà questo status di autonomia al Kosovo con tutte le conseguenze. E torno un attimo solo invece a 3 anni prima, al 71, quindi, è l'anno in cui c'è questa esplosione invece del nazionalismo in Croazia, che, come vi dicevo, nasce come richiesta della purezza della lingua e quindi di separarsi appunto dal serbo, e poi però c'è un'escalation e appunto si viene addirittura a chiedere l'uscita della Croazia dalla federazione. E in questo clima, diciamo, di nuova euforia nazionalista si inizia di nuovo a parlare, a proporre che tutti i croati debbano vivere in uno stato solo. E questo cosa significava? Dal momento che la presenza dei croati, oltre alla Croazia, c'era ancora in Bosnia, questo di fatto voleva dire tornare all'esperienza di quello che era lo stato indipendente croato. Quindi includere quei territori della Bosnia dove c'erano in maggioranza i croati. E quindi un ritorno a quella che abbiamo appunto chiamato la grande Croazia. E quindi tra le righe, e non tanto tra le righe, c'era un richiamo a questa esperienza dello Stato indipendente croato, e quindi dello Stato fascista, per intenderci, quello di Pavelić, appunto, del 41. E questo, come potete immaginare, insomma, crea una reazione anche della popolazione civile serba, perché tra il 41-45 e il 71 non erano passati tanti anni, quindi le persone del 71 sono ancora, come dire, hanno un ricordo molto vivo della Seconda Guerra Mondiale, cioè l'hanno vissuta in prima persona. Per cui, insomma, si chiede un intervento di Tito, soprattutto appunto la minoranza serba, che però aveva l'eguale status, ecco, questa è una piccola parentesi che adesso apro, poi ve la spiego. Allora, io sono rimasta... No, adesso riprendo anche il discorso dove è rimasta lei, vi dico solo per capirci.
La Jugoslavia, che nasce nel 1945, quindi la federazione, aveva sei popoli costitutivi, che sono appunto sloveni, croati, serbi, montenegrini, macedoni, e non vengono definiti bosniaci ma musulmani con la M maiuscola, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, così vengono definiti quelli che oggi intendiamo bosniaci. Questi sei popoli costitutivi avevano gli stessi diritti ovunque abitassero nella federazione. Sì. Quindi anche laddove costituivano la minoranza, avevano lo stato costitutivo del popolo. Per cui i serbi in Croazia erano naturalmente la minoranza rispetto ai croati, però avevano lo stesso status di popolo costitutivo come i croati. Mentre le altre, quelle che vengono definite nazionalità, avevano lo status delle minoranze. Quindi quelli che abitavano all'interno della Jugoslavia, che non facevano parte di questi sei popoli costitutivi, erano minoranze nazionali. E questo, per esempio, è appunto il caso degli albanesi, che pur essendo la maggioranza, da Costituzione erano definiti minoranze nazionali, così gli italiani, così gli ungheresi, cechi, slovacchi, eccetera, eccetera. Quindi, popoli costitutivi sono sei, tutti gli altri sono minoranze Quali sono questi popoli? Croati? Allora, sono sloveni, croati, serbi, montenegrini, macedoni e musulmani, vengono definiti da Costituzione con la M maiuscola, appunto, quelli che oggi definiremo bosniaci. Vengono definiti musulmani indipendentemente, ripeto, dalla loro appartenenza religiosa. Musulmani? Sì, anche se non erano... Però un serbo stava in Croazia, era considerato serbo, capito bene? Certo, certo, questo sì. Cioè aveva lo status di serbo. Sì, però... c'era lo status della federazione. Questo è molto chiaro, questa cosa, come si fa a conservare lo status costitutivo abitando in un'altra... Sì, questo è un po', sì, insomma, è un po' complicato effettivamente da... Che un piemontese va in Campania, però rimane piemontese. Non è una questione di identità, è una questione di diritti. Loro sì, sono serbi perché hanno cultura serba. No. Però di fronte allo Stato hanno tutto lo status di cittadini, cittadini quanto serbi, popolo costitutivo, anche se stavano in un altro luogo. Sì. 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 E questo è come giuridica, è cioè, non come minoranza ma come popolo costitutivo. No, questo è un elemento importante, non stai in un'altra parte. Adesso vi spiegherò perché è un elemento importante, è importante per gli anni 90 questa cosa. Perché il fatto di essere, appunto, una questione di diritto, appunto, come giustamente diceva Simone, è, il diritto che aveva un popolo costitutivo era diverso dal diritto che aveva la minoranza nazionale, e questo in particolare per quanto riguarda, per esempio, gli impieghi pubblici, perché naturalmente, come si diceva, era indipendente se un impiegato pubblico era sloveno, croato, serbo. Nel momento che uno di questi popoli costitutivi diventava minoranza nazionale, si arrivava a quel gioco, diciamo, di riequilibrio anche amministrativo. Lo lascio da parte, finisco il discorso del 71, lo spiego, perché è importante invece per gli anni 90. E quindi no, era per dire che appunto nel 71 si arriva a quasi a un passo da una nuova guerra civile, che però viene tenuta sotto controllo perché Tito era ancora in vita, e quindi personaggio, come si diceva prima, molto carismatico, riesce a tenere la situazione sotto controllo, reprime questa esplosione dei nazionalismi croati, ve la semplifico molto per andare avanti, e fa arrestare tutti i personaggi di spicco di quegli anni, tra cui il principale era Tudjman, che poi diventerà il presidente della Croazia nel 91. E quindi, come dire, c'è stato un momento di esplosione del nazionalismo nel 71 che viene tenuto sotto controllo.
Nel 74, quello che si diceva prima, si arriva alla nuova Costituzione e quindi a un'apertura rispetto alla Repubblica, le quali, come vi dicevo prima, viene data addirittura la possibilità di secessione, e qua possiamo dire si conclude una fase della Jugoslavia nel 80, in maggio dell'80 muore Tito, e si conclude, come dire, l'esperienza jugoslava, nonostante appunto la Jugoslavia definitivamente diciamo scomparirà soltanto con l'inizio del 91, però di fatto gli anni 80 sono anni di crisi economica e anni in cui riemergono nuovamente questi singoli nazionalismi che porteranno poi a quello appunto che sono le guerre degli anni 90. Qua un breve, poi vi lascio appunto lo spazio anche per tornare alle domande. Cosa sono gli anni 80? Vorrei soltanto dirvi due cose, visto che di questo ci occupiamo, sul piano storico-storiografico, appunto il ruolo che hanno avuto gli storici anche nello scoppio delle guerre e nella costruzione o ricostruzione delle nuove identità nazionali. Cosa succede negli anni 80, i fatidici appunto anni 80 che poi portano alle guerre? È proprio il revisionismo storico e storiografico che porta di nuovo sulla scena politica le vicende della Seconda Guerra Mondiale. Qua, per intenderci, alla fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo detto che la Jugoslavia è uscita da una guerra civile molto appunto una guerra atroce con tantissimi morti. Tito cosa fa alla fine della guerra? Cerca naturalmente di cancellare queste profonde come dire differenze e elementi che avevano portato allo scontro tra le singole nazioni, nazionalità, etnie, chiamiamole come volete. E quindi si cerca di dimenticare un po' quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale, se non per gli aspetti della glorificazione della resistenza partigiana. L'unico elemento che viene esaltato è la gloriosa resistenza che ha portato alla creazione del nuovo Stato, ha portato allo superamento degli odi interetnici tra le singole nazioni, e tutto il resto viene taciuto, viene messo un po' nel dimenticatoio. E questo anche, per esempio, è il destino anche di Jasenovac, cioè del campo di concentramento ustascia fascista. Non si insiste tanto su Jasenovac perché questo poteva appunto far riemergere il problema appunto dell'odio tra i croati e i serbi, che, come dire, diventa un po' un elemento che così non viene affrontato in maniera adeguata, perlomeno. Questo però, come dire, negli anni 60 è vero anche per l'Olocausto, cioè la centralità che l'Olocausto ha ce l'abbiamo a partire dagli anni 80. Quindi quello di cui vi sto parlando, di nuovo, non c'è una peculiarità jugoslava. La Jugoslavia negli anni 80 segue uno scenario europeo. In tutta l'Europa si arriva a una ridiscussione delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, a partire appunto da quello che succede in Germania, dal cosiddetto scontro tra gli storici appunto negli anni 80, idem vale per l'Italia, eccetera, eccetera. Quindi questa ondata di revisionismo e anche di, come dire, rilettura delle vicende della Seconda Guerra Mondiale è tipica per tutta l'Europa, e in Jugoslavia succede la stessa cosa. Però in Jugoslavia, e torniamo di nuovo al problema con cui abbiamo aperto questa lezione, c'è un problema in più, e il problema in più è che questa rilettura del passato viene fatta in un contesto multietnico. E
quindi nel momento in cui si pone il problema della seconda guerra mondiale, della rilettura della seconda guerra mondiale, direttamente o indirettamente questa rilettura viene indirizzata nei confronti di un popolo contro un altro. E vi faccio l'esempio concreto. Appunto, gli anni Ottanta, il revisionismo storiografico, a differenza di quanto si crede, non parte dalla Croazia, ma parte proprio dalla Serbia, perché è in Serbia che si inizia, diciamo, a ridiscutere sulla Seconda Guerra Mondiale e viene appunto aperto ufficialmente il problema di Jasenovac, dove, e questa è la tendenza invece europea, ci si pone da una prospettiva nuova rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, non più quella dei vincitori, ma quella delle vittime. E questo è tipico per tutta la rilettura anche europea. Quindi non leggiamo più la Seconda Guerra Mondiale come vincitori di quella guerra, ma come vittime di quella stessa guerra. E quindi non c'è più la visione della Seconda Guerra Mondiale come la gloriosa resistenza partigiana, ma noi eravamo le vittime di quella guerra, in particolare eravamo le vittime dei croati, perché i croati, nello Stato indipendente croato, hanno cercato di sterminarci. E qua ovviamente nasce tutto un problema circa il numero delle vittime, e si elabora, diciamo, viene fuori, diciamo, diciamo così, che mentre subito dopo la guerra appunto questo discorso della grande resistenza mette a tacere, diciamo, tutte queste cose, va bene, nel momento in cui c'è questa esplosione, diciamo così, dei nazionalismi, ma non è legata tanto all'esplosione degli, è proprio legata a questa tendenza negli anni '80 che c'è in tutta Europa. E per farvi un parallelo, succede la stessa identica cosa in Italia. Sì, sì. Cioè, mentre in Italia per un lungo periodo noi abbiamo vissuto la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza in un modo, in Italia, a dire la verità, con un minimo ritardo, in Italia succede negli anni 90, si arriva a una rielaborazione della Seconda Guerra Mondiale, per cui in Italia oggi, per quanto riguarda le memorie pubbliche, se noi andiamo a vedere, l'Italia si vede come vittima della Seconda Guerra Mondiale, quando vittima non è stata per nulla. E quindi in Italia, l'Italia è l'unico caso in tutta Europa che ha due giornate della memoria, o del ricordo, che si ricorda da sola l'Italia in entrambi i casi come vittima della Seconda Guerra Mondiale. In un caso vittima del Terzo Reich e quindi vittima della Shoah, in un caso vittima dell'Jugoslavia e del comunismo. Non c'è una giornata che ricorda il fascismo, non c'è una giornata dove l'Italia si ricorda, come dire, come carnefice, per intenderci. In entrambi i casi l'Italia si vede come vittima di quel secondo conflitto mondiale, e questo crea un cortocircuito. Esiste nella storia di qualche paese una commemorazione che ricordi aspetti in Germania il 27 gennaio, come dirla, anzi direi che è il pilastro dell'identità tedesca, è proprio il ricordo, cioè tutte le generazioni in Germania nascono col senso di colpa, cioè nel senso lì c'è un processo contrario, come dire, c'è un'imposizione così ossessiva per quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, per cui io credo che non ci sia nessun tedesco che, ripeto, anche di soli 10 anni, 15 anni, non abbia questo senso di colpa, diciamo, di quello che è successo in passato. Pensa che passaggio cosa hanno fatto se Mauthausen è gemellata con Firenze. Un discorso di questo genere è possibile solo se c'è stato vedere, sentire questa colpa. Sì, che appunto in Italia non solo manca, come dire, la colpa, manca proprio, si è venuto a creare questo
cortocircuito nelle memorie pubbliche, per cui il fascismo è in parte proprio rimosso dal proprio passato. Rimosso non come fascismo come esperienza italiana, ma rimosso come fascismo come forza che ha occupato una parte dell'Europa, quindi il fascismo all'estero. Perché il fascismo, sul fascismo italiano c'è stata una rielaborazione, una discussione, c'è un dibattito continuo su quello che è stato il fascismo per gli italiani. Su quello che è stato il fascismo all'estero, quindi in Albania, in Grecia, in Jugoslavia, c'è una rimozione quasi totale. Se voi oggi chiedete alle nuove generazioni, e voi come dire, siete più a contatto di me perché a me arrivano quelli un po' più tardi, nessuno, quasi nessuno è consapevole che sono esistiti i campi di concentramento. A me per esempio è capitata una cosa simpatica che mi ha fatto molto riflettere. A Modena, negli anni del dottorato, che facevo le visite guidate con le scuole e quindi con i bimbi anche più piccoli e quindi più innocenti, tra virgolette, e quando gli facevo vedere i bombardamenti, i resti dei bombardamenti, e gli chiedevo, ma sapete chi ha bombardato Modena? I nazisti, perché appunto il nemico è il tedesco, è il nazista. Se gli dici, no, sono stati gli alleati, ma come? Cioè, gli alleati che erano i buoni che bombardavano noi. E questo, come dire, appunto, proprio dalla bocca, diciamo, dei più innocenti, si capisce questo cortocircuito delle proprie identità, per cui, insomma, l'Italia rimuove una grossa parte di quello, e quello soprattutto, ripeto, con le nuove generazioni. E la stessa cosa, appunto, si è venuta a creare con il caso delle foibe. Perché appunto il ricordo delle foibe è molto simile appunto a quello che succede anche appunto in Croazia, poi con la nuova memoria, con la costruzione delle nuove memorie, delle nuove identità nazionali. Innanzitutto le foibe vengono pescate, così vengono scelte, perché non è un argomento che riemerge a caso, viene scelto come nuovo pilastro di un'identità nazionale, quindi come un elemento di quello che potremmo chiamare la riappacificazione nazionale tra destra e sinistra, un elemento che crea una nuova, ripeto, memoria nazionale, dove l'altro è il nemico, l'altro nemico è appunto è lo slavo. E ci si vede nella prospettiva delle vittime e quindi sì. Creando il giorno del ricordo l'Italia si pone nella prospettiva delle vittime, si pone nella prospettiva dei carnefici. Però è nato anche da, scusi se intervengo così interrompendo, è nato anche dalle destre che c'era Enne così cominciò a tirarlo fuori per contrapporlo alle vittime del nazismo, no? Dice, voi avete campi di concentramento da vantare come se fosse un vanto, noi invece a questo punto tiriamo fuori che ci sono anche delle vittime italiane del comunismo, certo, ma questo nasce però comunque viene accettato nel momento in cui viene creata una legge nazionale, diventa un pilastro nazionale, cioè e il discorso, sì, il discorso di Napolitano del 2004, contro il quale hanno scritto tantissimi storici, tra cui Collotti in persona, insomma il suo discorso, appunto adesso se volete vi riprendo la citazione, è un discorso assolutamente con un linguaggio, come dire, vi faccio la citazione, dice: già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell'autunno del 43, si intrecciarono il giustizialismo sommario tumultuoso, parossismo nazionalista, ribasse sociale, un disegno di sradicamento della presenza italiana, vabbè, parla di sinistra, ecco, vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno anessionistico slavo. Cioè in questa frase, come dire, ci sono una serie di elementi, è un linguaggio che come dire, tutt'altro che accettabile perlomeno sul piano storico. Quello che vi volevo dire a proposito di foibe, perché il discorso delle foibe crea un problema, non perché per esempio gli storici
cioè i storici sono sempre occupati di questo elemento, cioè non è assolutamente vero che di questo non si è parlato. Era un elemento semplicemente più legato ad alcune zone, cioè a Trieste, gente come Pavo, forse su, se ne perché occupa. Nei libri di storia prima delle foibe non si parlava. Ma nei libri di storia non si parlava di tanti altri argomenti. Oggi se ne parla. No, di altri argomenti. Cioè, però, come dire, questo non è un fatto di... Il punto è un altro, che oggi assistiamo a una forma di, se così la possiamo definire, olocaustizzazione delle foibe, cioè nel senso le foibe come appunto argomento centrale della memoria nazionale, intoccabile, che non si può paragonare a nient'altro, quando in realtà le foibe possono assolutamente essere lette in un contesto intanto transnazionale, e poi non in un contesto con un carattere esclusivamente etnico e nazionale, perché quello che è successo nel 43 in Istria e nel 45 nel goriziano triestino, quindi al nord, è esattamente la stessa cosa che succede nel periodo del dopoguerra in Francia, in Germania e nella stessa Italia. Il famoso triangolo rosso, il Piemonte, eccetera, eccetera, e la resa dei conti con quello del fascismo, del nazismo, con quello che viene visto come nemico, che in alcune zone è, come dire, ha alcune caratteristiche, in altre altre. In Istria semplicemente questa cosa si sovrappone con un elemento anche nazionale, quindi l'elemento nazionale si intreccia con un elemento ideologico, però non è esclusivo, perché se noi non paragonassimo le foibe, cioè nel senso, non si spiega allora perché, per esempio, la stessa fine, la stessa sorte succede anche agli Ustascia, vengono uccisi più di 50.000 persone nell'immediato, ancora in corso della guerra, al confine con l'Austria, e dall'esercito, perché gli Ustascia si vogliono arrendere, però lì sono croati contro croati, per intenderci. Quindi, cioè, se noi, come dire, prendiamo, allarghiamo semplicemente dallo zoom e allarghiamo lo sguardo su tutta l'Europa, non solo centro-orientale, ma proprio anche sull'Europa occidentale, vediamo che le foibe rientrano in quel tipo di categoria e quindi non possono essere definite come pulizia etnica, perché pulizia etnica ha come presupposto solo ed esclusivamente il fattore etnico. In Istria non è stato solo un discorso ideologico. Sì, però c'è il problema nel dirlo, perché in Italia uno che pubblicamente dice una cosa del genere viene tacciato di negazionismo, e questo è un grosso problema, perché appunto noi storici abbiamo un grosso problema di dibattito storiografico, perché non è possibile inserire le foibe in un contesto più ampio, quindi non è possibile fare un tipo di storia transnazionale europea in cui ovviamente ciascun case study ha le proprie peculiarità, ma ci sono anche delle analogie, e questo in Italia non è possibile farlo, per intenderci, per quello che intendiamo come fenomeno delle foibe in Istria nel 43 e appunto nel Triestino e Goriziano nel 45, parliamo di 5.000 vittime all'incirca, quello che sono almeno le stime degli storici come Pupo, Spazzani, eccetera. In Italia, almeno stando alle stime di Dondi, parliamo di 10.000 uccisi. Quindi, se vogliamo metterlo a confronto, eppure, come dire, le foibe sono un elemento che non si mette mai in relazione alla stessa cosa, perché le stesse cose nelle campagne emiliane, cioè le procedure, le prassi, come dire, l'individuazione del nemico anche nel prete locale, eccetera eccetera, o nel signore che aveva le terre, eccetera eccetera, se uno prende i due casi di studio e li confronta, sono le stesse identiche dinamiche, solo che, ripeto, quello dei 43 10.000 è la stessa partigiana, no, sono momenti diversi ovviamente, perché l'Italia di vedete
vendette locali, diciamo, sì, da parte dei partigiani, come la chiamiamo, sì. Sì, possiamo definirla così. E qui c'è anche un grosso problema, ovviamente, anche di, appunto, torniamo di nuovo a rileggere la propria storia recente, perché per esempio l'altro problema di cui in Italia, da quando è stata fatta la giornata del ricordo, non si parla, e guai chi azzarda a dire qualcosa in merito, è anche l'arrivo, il problema dell'arrivo di questi esuli in Italia. La mia tesi di dottorato è stata proprio sulla comunità modenese, sull'arrivo della comunità istriana a Modena, e ho intervistato tantissimi esuli residenti appunto tra Modena e Carpi, ed è venuto fuori un quadro molto interessante, dove loro dicono: noi siamo scappati via dall'Istria, ma siamo arrivati a Modena o a Carpi, dove le stelle rosse erano più grandi che a Pola o a Rovigno, per intenderci. Quindi, per esempio, questa è un'altra pagina. Per quello che vi dico, ci sono letture e letture. Noi ci focalizziamo su questo elemento che viene presentato come pilastro nazionale in contrapposizione al nemico esterno, che è il nemico slavo. Approfondire questo argomento, metterlo in un contesto europeo più ampio, vuol dire togliergli quell'elemento nazionale, e quindi smette di essere il pilastro dell'identità collettiva. E quindi, per esempio, di questi elementi non si parla, non si parla di queste persone che per 50 anni sono state ghettizzate. Queste persone vengono messe negli ex campi di concentramento. A Carpi, a Fossoli di Carpi, vengono messe nell'ex campo di concentramento e stanno lì, l'ultima famiglia se ne va nel 75. Cioè, queste persone stanno per 20 anni chiuse in un ex campo di concentramento. Questo nessuno parla dell'enorme problema di integrazione di queste persone, che venivano considerate fascisti. A Carpi sono noti episodi di negozi che non gli volevano vendere il pane, di gente che usciva dall'osteria nel momento in cui entrava un istriano perché era un fascista e la gente non voleva stare seduta con un fascista. Quindi, per intenderci, cioè, e questi erano gli italiani contro gli italiani. Ma se venissero fuori questi elementi, cadrebbe quel concetto che le foibe e l'esodo furono la pulizia etnica. E quindi questo è un dato interessante su cui, appunto, riflettere di come vengono create le identità nazionali e le identità collettive. Qua adesso sì, sull'attualità. Su questo argomento ci sono qui delle indicazioni di libri? Allora, io qua questo è proprio una guida, è una bibliografia ragionata, e quindi una guida sui libri che di storia su questi temi. Ma per leggere qualcosa sul... Allora, vi posso su quello, vi posso mandare qualche mio articolo, posso mandare anche articoli di altri. Quello avevi mandato l'anno scorso, dalla memoria alla storia, difficili percorsi storiografici sul continuo. Sì, ecco, questo è... Se ne ha scritte altri dopo. Sì, no, questo è uno che si può assolutamente, sì, utilizzare abbastanza. E poi invece sì, appunto sul caso croato, ovviamente sì, adesso non c'è tempo per prendere tutto il discorso appunto della Croazia. Vi dico solo che appunto in Croazia succede la stessa cosa, e si crea una specie di cortocircuito, perché negli anni 90, con la creazione del nuovo Stato nazionale, si pone appunto il problema di creare una nuova identità. In quel caso, l'elemento centrale, come succede in Italia per le foibe, in Croazia diventa la vicenda di Bleiburg. Vi dirò che cos'è, è una piccola località austriaca dove furono uccise, appunto, come vi dicevo prima, questa enorme quantità di Ustascia, che non si volevano arrendere alle truppe partigiane, e quindi vengono appunto uccisi negli scontri. E quindi per la Croazia succede appunto le stesse cose che come per il resto dell'Europa: si vede come vittima della Seconda Guerra Mondiale, pur essendo stata anche la Croazia carnefice nel corso della Seconda Guerra Mondiale, perché come abbiamo visto nei campi di concentramento per i serbi, eccetera eccetera, nel corso degli anni 90
anche la Croazia si pone nella prospettiva della vittima di quella stessa guerra, mettendo al centro questa vicenda appunto di Blajburg. E anche in Croazia, Blajburg è scritto, sì. E anche in Croazia avviene quello che appunto avevo definito anche per le foglie, questa specie di cortocircuito nelle memorie, per cui parallelamente uno Stato, e quindi appunto la collettività, si sente vincitore della Seconda Guerra Mondiale, ma allo stesso tempo vittima di quella stessa guerra. Per cui si intrecciano l'antifascismo con le vittime che erano tutt'altro che antifasciste. D'accordo? Perché i combattenti a Blajburg erano ustascia, erano fascisti, cioè su questo non ci sono dubbi. E quindi, come dire, se noi commemoriamo quelle vittime, e quelle vittime sono la nostra nuova identità nazionale, come dire, questo contrasta l'idea invece della lotta antifascista, che però viene rivendicata, perché nel caso appunto del confine orientale viene rivendicata questa lotta antifascista, perché è la lotta che innanzitutto ha portato la Croazia a un allargamento dei confini, per cui si scontrano questi due elementi e creano una specie di cortocircuito nelle proprie appunto nella linearità, diciamo, di questi della costruzione delle identità nazionali. Io vi mando chi è il comitato. Ecco, per esempio, ora io voglio forse il Bogarà, ma per parlare con i ragazzi di questo argomento non è facile. E finisco, vi dico solo questa frase, con non abbiamo affrontato le guerre negli anni 90, però appunto la guerra negli anni 90, come dire, la Croazia non è che era solo la vittima della guerra e solo la vittima dell'aggressione serba, ha avuto un ruolo anche piuttosto attivo, non solo nei combattimenti, ma ha ottenuto il risultato segnato da Pavelić, si è liberata finalmente della minoranza serba, che oggi è ridotta proprio al minimo. E quindi, appunto, ripeto, ha avuto un ruolo attivo in tutto questo, e il risultato è molto evidente, perché è diventata un paese quasi completamente omogeneo sul piano nazionale, quindi da un terzo della popolazione che era composta di serbi, arrivata, adesso oggi la componente serba è sotto il 10%, per cui ha ottenuto, come dire, ha ripulito etnicamente il proprio territorio. Per questo i generali croati che hanno guidato alcune delle operazioni militari sono stati condannati in primo appello appunto dalla corte all'Aia, però poi sono stati assolti, questo nel novembre del 2012, quindi pochi mesi fa, e questo crea attualmente uno scenario completamente nuovo, sia per la riscrittura storica di queste vicende, perché naturalmente uno non può ignorare, come dire, una decisione di un organismo come l'AIA, e quindi uno storico che si trova a scrivere, a parlare di queste cose, non può non tenerne conto. Perché sono stati assolti? Cioè, non avevano prove? Questo è il grosso mistero, adesso arrivo, proprio ho pochi minuti, sì, ma no, cerco vabbè. Di... Intanto, perché erano stati... Allora, qua infatti il problema è puramente tecnico, sono stati assolti perché l'impostazione dell'accusa è stata fatta male sostanzialmente, e quindi loro avevano avvocati molto, molto bravi che sono riusciti a smontare questa accusa, che era assurda, perché loro sono stati accusati dell'eccessivo bombardamento della città di Knin, e non della fuoriuscita di tutta la componente serba da quelle zone. Per cui sono riusciti a dimostrare che l'eccessivo bombardamento non c'è stato, ma il fatto che la popolazione serba è scomparsa dalla Croazia, questo è, come dire, infatti anche nella spiegazione si dice vengono assolti perché non si riescono a dimostrare punti A, B, C, però ciò non toglie che, come dire, il fatto è un po', come dire, come quelli che sono stati assolti per alcune stragi in Italia, cioè nel senso c'è il problema, no, della
assoluzioni, perché appunto non si può essere accusati per lo stesso tipo di reato due volte. E quindi, come dire, questo è un grosso problema, perché questi sono stati accolti poi in Croazia di nuovo come eroi di guerra, naturalmente. E questo a cosa porterà? E anche qui passatemi la semplificazione. Nel corso dei decenni e attraverso nuove generazioni, in Croazia, a mio avviso, assisteremo allo stesso scenario dell'Italia. Cioè, arriveremo completamente a cancellare gli anni 90, come l'Italia ha cancellato il fascismo, cioè l'aggressione all'estero, e si arriverà nel corso di qualche decennio a, come dire, rimuovere completamente il ruolo attivo e le colpe, appunto, che la Croazia ha avuto negli anni 90. E qui l'enorme responsabilità, appunto, della comunità internazionale, che nel gestire questa delicata questione, appunto, ha optato per questa scelta della soluzione, che, ripeto, creano un po' i problemi anche nella riscrittura di quelle pagine di storia. Naturalmente questa storia in realtà non dovrebbe cambiare, poi lo cambia perché è strumentalizzata la sentenza. Sì, però insomma diventa un po' difficile, soprattutto in uno stato come la Croazia, dove già è molto difficile sul piano storico, come dire, già quando c'è stata la condanna, io che appunto insegno in Croazia con i colleghi, discussioni a non finire se questi si potevano definire criminali di guerra. Io ero di quelle che portava avanti la battaglia che questi erano criminali, tali dovevano essere definiti. Ora che c'è stata la soluzione, come dire, cosa dice? Io continuo a pensarlo, però loro dicono: beh, non è, cioè, nel senso, non ci sono prove. È come se, adesso passatemi, sono ovviamente cose non paragonabili, però come se Norimberga avessero assolto. E uno cosa dice? Io come faccio a scrivere sulla storia della seconda guerra mondiale? In Italia, non avendo avuto Norimberga, ha molti problemi dal punto di vista, però. Però a maggior ragione, ripeto, sono cose che non sono paragonabili. Però la stessa cosa, uno storico, a mio avviso, avrebbe avuto qualche problema se a Norimberga qualche generale nazista fosse stato assolto. La differenza a Norimberga fu un processo passato sotto silenzio, mentre il tribunale dell'AIA è stato al centro del dibattito per 20 anni. La Jugoslavia era poi appunto Norimberga era quasi un processo passo, nel senso che si sapeva già che sarebbe stato comunque non era al centro del dibattito. Invece l'AIA era, cioè, fra i suoi punti c'era l'obiettivo della riconciliazione fra i popoli, perché determinava la verità. Però anche lì, per esempio, quindi, questa è una mia lettura delle vicende, poi ripeto, del tutto personale, quindi prendetela come un mio giudizio. Credo che anche lì sia voluto arrivare ad un'estrema semplificazione del conflitto dei Balcani e l'individuazione del nemico, perché come alla fine di tutte le guerre, a partire dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, noi abbiamo bisogno di un nemico, di sapere chi sono i sconfitti e chi sono i vincitori, e soprattutto chi è appunto il nemico sconfitto. Doveva essere la Serbia, cioè ci doveva essere un, come dire, individuato un capro espiatorio per le guerre e un nemico che, come dire, e questo porta a un'estrema semplificazione di quello che è stato il conflitto nei Balcani, però di fatto, come dire, tutte le sentenze lo dimostrano, perché non esistono altri condannati al di fuori dei serbi. Secondo me questo è vero ora alla fine del processo, però secondo me si è accentuato negli ultimi anni con... Certo, perché poi ci sono stati, però come dire, se tu vai a vedere tutti i generali e comandanti croati, sia quelli da tutta appunto della Bosnia, eccetera, eccetera, fino agli ultimi, comunque tutti sono stati o assolti, appunto non si riuscivano a dimostrare le prove, tutta una serie di elementi che... Anche Nasserovic, appunto, che senza la L, quindi non è un parente. che appunto è bosniaco e noto per, insomma, per aver commesso tutta una serie di crimini. Però appunto, secondo me c'è stata la volontà di trovare un colpevole e chiudere questa pagina di storia e andare avanti, che ripeto, è un'estrema semplificazione, che crea un problema non da poco, perché poi dopo questa soluzione dei generali in Croazia stiamo assistendo, quello di cui avrei voluto parlare, però appunto non, a una nuova
ondata di nazionalismo che, insomma, cioè in a Zagabria c'erano 100.000 persone in piazza ad aspettare questi due generali. Quindi da un giorno all'altro abbiamo completamente dimenticato che questi erano appunto criminali di guerra, li abbiamo accolti con i fiori in piazza, con addirittura un aereo di Stato che è andato a prenderli all'Aia, che insomma, cioè, la dice lunga su, su come appunto queste cose vengono gestite. Attualmente, l'ultimo proprio dato e poi chiudo, c'è una battaglia enorme sulla reintroduzione del cirillico. Il cirillico era l'alfabeto utilizzato prevalentemente in Serbia, e però aveva, diciamo, nella ex federazione jugoslava lo stesso status dell'alfabeto latino, e quindi poi è stato vietato ovviamente negli anni 90 in Croazia. Ora il nuovo governo, che è di sinistra, sta cercando di reintrodurre la doppia scrittura nelle città, dove esiste una minoranza molto forte, per cui in Istria per esempio è tutto in italiano e in croato, e laddove c'è una forte minoranza serba appunto si voleva introdurre anche la scritta in cirillico. C'è una battaglia a non finire su questa cosa, perché anche qui torniamo a quel concetto wilsoniano etnolinguistico, cioè dove il cirillico, che è un alfabeto e come dire, non ha le colpe dell'aggressione serba, viene, come dire, collegato direttamente all'aggressore serbo e quindi non accettabile come alfabeto da utilizzare una città martire come Vukovar. E su questo, ripeto, cioè, c'è proprio un rigurgito dei nazionalismi che è piuttosto evidente.